Emergono nuovi dettagli in merito ai cosiddetti furbetti del cartellino all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno. Due, gli infermieri sospesi per un anno poiché gli sono stati contestati reati di truffa aggravata ai danni dello Stato ed inosservanza delle norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Si tratta di un uomo ed una donna, lui di Battipaglia, lei di Castellammare di Stabia. Quest'ultima avrebbe ripetutamente chiesto al collega di timbrare per lei, presentandosi in reparto soltanto in un secondo momento. Ed in due occasioni, secondo le risultanze degli investigatori, entrambi giorni festivi, la donna non si sarebbe proprio presentata al lavoro. Le indagini sono scattate dopo un'accurata segnalazione giunta al Comando Tutela della Salute di Roma e trasmessa al nucleo salernitano lo scorso maggio. Sotto la lente di ingrandimento dei carabinieri, la timbratura in ospedale, ma anche i passaggi ai caselli autostradali, oltre ai vari appostamenti vicino al posto auto dove solitamente parcheggiava l'infermiera. È proprio i caselli autostradali e la mancanza della sua auto nel parcheggio, ma al contempo l'avvenuta marcatura del beige ha avvalorato la tesi secondo cui la donna in alcuni casi non si è proprio presentata in ospedale, anche se secondo la timbratura effettuata era presente, ed in altri è giunta sul posto di lavoro con un ritardo anche di un'ora. Dopo gli accertamenti presentati in procura è stata autorizzata l'installazione di telecamere, queste hanno permesso di smascherare il collega complice.